studi della Confindustria, caro David, negli studi della Confindustria, qui ho visto, Radio 24, un personaggio straordinario. Perché? Scusate per tutto quello che fa, scusatelo. Ma perché piangi? Scusatelo per quello che fa, per quello che vi porta in casa, scusateci. Ma che bisogno c'è? Perché fai così? Allora, perché mi dispiace questa gentaglia che porti in studio. Ma non che non hai nemmeno ascoltato fino adesso, lo conosci, lo so, per carità, lo conosci. Lo so, ho visto la foto, i miei collaboratori mi informano di quello che accade lì dentro. È un peccato grave. Ha 58 anni, è diacono esorcista. Non è diacono, non è neanche esorcista, è un coglione. Mi pare ridere diacono, subito, ti prego. Diacono. Allora, diacono. Ma perché? Sì, ma tu perché devi no? Te lo dimostrerò, No, perdonami, ma scusa, ma perché tu credi a tutto quello che. Se uno arriva lì e ti dice che se io domani per mattina. Tabula, se io per domani tabula. Mattina. Ma vaffanculo, se io domani mattina andassi dal dottor Ghigliani, amministratore delegato della Sette, che so che forse oggi sta ascoltando la trasmissione, e gli dicessi: caro dottor Ghigliani, scusami, io sono un diacono esorcista. E lui mi direbbe: ma scusa, cosa hai detto, Parenzo? Dico: guarda, io, dottor Ghigliani, sono un diacono esorcista. Sì. Non posso più fare l'area che ti. Invece, ma sei pazzo? In che senso, diacono? Perché non lo puoi ho fare? Ho contratto un miracolo per fare una trasmissione. Ma perché non lo puoi fare? Ma ti pare che io vado a dire che sono un diacono esorcista? Ma perché non potresti fare la trasmissione? Non ho capito. Cioè, non ho capito. Ma perché non potresti fare la trasmissione? Non ho capito. Perché c'hai contro i diaconi e contro gli esorcisti? Non ho capito che sei contro ma i diaconi. Non è un diacono. L'ha detto lui che è un diacono esorcista. Te lo dimostrerò. Ma vaffanculo, dai. Aspetta. Tu e il diacono esorcista. Ormai non abbiamo manco iniziato, ride. Che cazzo ride? Da ridere, è che uno che si presenta come diacono esorcista e tu ci credi e lo presenti come tale, siete due coglioni. No. Di te, ovviamente. Allora. Padre Davide, che poi sarebbe Davide Fabbri, 58 anni, ex spogliarellista, ex DJ, appunto. C'entra? Ex partecipante all'Isola dei Famosi, esorcista, cacciatore appunto. Di demoni. Aspetta, non è tutto. Cacciatore di demoni? Sì, aspetta. Ma fammi finire. No, cacciatore di demoni. Discendente. Ma secondo te, ma se questo va a cercare un posto di lavoro e porta il suo curriculum al dottor Ghigliani e gli dice che è un cacciatore di demoni, ma deve essere preso a calci nel sedere? Spedito via dalla Pineta Sacchetti, che è la sede peraltro della Sette. Ma al di là di questo, se uno viene e dice: lei cosa fa? Io sono un cacciatore di demoni. Lei è un cretino, vada via. Uno lo fa allontanare. Se entra Radio questo 24 uno che dice sono entrato, qui entrato, ma non entrato, è razzismo, è pragmatismo. Se uno, mandalo su da Tamburini, ti prego, mandalo da Tamburini e digli che c'è un cacciatore di demoni. Mandalo in ufficio su dal direttore, porca troia. Adesso mandalo su, fagli bussare dopo. Su e dice: toc toc, chi è? Direttore, scusami, sono Giuseppe, sono qui con un cacciatore di demoni. Cacciano dallo studio, ti dice. Non cacciatore di demoni, cacciano dallo studio, mandalo a fare in culo. Tu dici che risponde Tamburini se lo chiamiamo. Chiama Tamburini, dici: guarda, direttore, io sono qua con un cacciatore di demoni. Posso salire nel tuo ufficio mentre fai il giornale del sole? Posso salire in ufficio con un cacciatore di demoni? Ma io ti direi: caccialo a pedate nel sedere, ma subito. Allora, è anche discendente da parte di donna Rachele, di sua eccellenza Benito Mussolini. Ma lo dice sempre lui. Nipote di secondo grado. No, ci saranno le prove. Nipote di secondo grado. Buonasera, applausi. Buonasera Cucciani. Vestito, lei è vestito da diacono? Come mi sono presentato in tribunale giovedì scorso, 12 settembre. In tribunale perché? Saluto innanzitutto perché il fratello Parenzo, ti voglio bene, sappio che ti voglio bene. Avevo portato l'acqua benedetta che ho qui con me, con la Madonnina, proprio per darti una benedizione. Purtroppo non ci sei qui in studio, ma c'è Giuseppe, ci divertiamo lo stesso. No, ma ci divertiamo, tu devi raccontare cose serie. Comunque, caro Parenzo, volevo dire che tu non sei razzista, però tu fai un reato che è molto grave. Qual tu è? Sei contro il gender, contro il genere, perché c'è gente che dice di essere un cane, tu scommetto gli dai ragione che uno può scegliere di essere un cane. A me non me ne frega. Eh no, io sono solo. Lui è a favore sono, del gender, sì, Parenzo. Appunto, a favore del gender. Appunto, in questo caso io sono un diacono consacrato. Ecco, questo diacono, scusa, tu in tribù.
hai portato le prove ai carabinieri, hai portato, ho portato questa prova qua, il documento, qua, il documento che mi nel 2016 sono stato consacrato a Roma, da chi fatto tu il documento e l'ho consegnato agli atti. Sai perché ho consegnato agli atti? Proprio per finire con questa storia. L'ha fatto il vescovo di Roma, anglo-cattolico. Anglo-cattolico. Che cazzo è? E chi è quest'altro scombinato? No, adesso stai attento, visto che sei una persona di cultura. Ti do qualche informazione. È nato dal movimento di Oxford di John Henry Newman, cardinale della Chiesa Cattolica Romana, fatto beato da Papa Benedetto XVI e fatto santo da Papa Francesco nel 2019. Scusami Davide, tu stai dicendo Chiesa, qui c'è questo documento ufficiale che tu hai dato ai carabinieri, no? E sì, anche al Tribunale di Rimini. Che sono diacoli. Perché la Chiesa di Cattolica ti contesta, la diocesi di Rimini, ti contesta questa cosa. Ma io non ho mai detto di essere della Chiesa di Rimini. Però tu hai detto di essere un diacono. Diacono. Quelli sono. Si sono incazzati. Ma diacono, quel documento lo dice. Io sono un diacono. Io conosco Diaco. Io conosco Pierluigi Diaco, che conduce un programma su Rai 1. Esatto. Sì, io conosco Pierluigi Diaco. Non conosco nessun diacono. Proclama diacono e qui c'è il documento ufficiale. C'è tanto di timbro, tanto di registro. C'è ognuno. Parenzo, c'è sete di giustizia. Allora, c'è sete di giustizia. Chiesa cristiana anglo-cattolica. Chiesa cristiana anglo-cattolica. Bolla primaziale di ordinazione diaconale. Il giorno 20. L'avrà fatta lui? Sì, lo probabilmente sì. No? Il giorno 20 del mese di giugno dell'anno del Signore 2016, presso la Chiesa Valdese Metodista di Roma, nel corso di una solenne funzione liturgica presieduta da Sua Eminenza Reverendissima Monsignor Damiano Di Duca. C'è un nome e un cognome. È vivo, Damiano, questo è morto. Sì, è vivo. Adesso lo cerco. Monsignor Damiano di Lernia. Come Leone di Lernia, un altro imbecille, un altro psicotico, Damiano di Lernia, lo cerco, Damiano di Lernia. Comunque la cosa fondamentale, sei andato in tribunale Damiano perché tu hai sostanzialmente distrutto, anche se spiritualmente mettete Damiano di Lernia su Google, guarda chi viene fuori. Vabbè, guarda, viene fuori vediamo. Un signore vestito di blu, un pazzo scatenato, un altro. Dimmi, che cosa hai fatto? Perché sei in tribunale accusato di danneggiamento? Sono accusato di aver cancellato il murales dal titolo come opera d'arte, riconosciuto da Rimini, dal comune di Rimini, come opera d'arte, chiamato l'uomo che allatta il bambino. Vandalo. Cioè c'è un murales, tu l'hai distrutto. No, come hai fatto a distruggerlo? Io ho fatto un esorcismo e poi sono ascoltato. No, ed è stato. Okay, fammi sentire. E sono arrivate delle persone e l'hanno cancellato. Cioè tu l'hai. Io ho benedetto la vernice, ho benedetto. Hai benedetto la vernice, ha benedetto l'azione. Chi l'ha fatto materialmente? Allora, io non li conoscevo. Erano come angeli. Arrivati. Cioè, sei stato tu a ispirare questi angeli? No, angeli. Cioè, tu in tribunale che cosa dirai? Insomma, che cosa, qual è la tua tesi? Il 9 giugno, quando sarò lì, lo sentirete. Sì, adesso non voglio anticipare più di tanto, no, perché devo essere in una situazione. Agli atti l'avevo già messo, agli atti della questura, che io ero lì come a fare la mia preghiera di liberazione insieme ad altre persone. Perché tu non sopporti l'idea che ci sia questo murale con un uomo che allatta. Ero stato chiamato da alcune persone del posto che erano scioccate di questa cosa e durante il mio esorcismo sono arrivate delle persone che l'hanno cancellato. Io ritengo che il mio evento, perché è importante, tu dovresti sapere qualcosa, Parenzo, visto che siamo tutti assetati di giustizia. E gli omosessuali come che quando ti rivolgi a Dio, Dio prima o poi interviene, soprattutto quando si colpiscono i più piccoli, i bambini. È quello che stanno facendo i bambini col vostro gender, con la vostra transustamento. Come li consideri gli omosessuali tu? Come li consideri? No, io non c'ho niente contro gli omosessuali. Però? Per me uno è una scelta sua di vita. Io ce l'ho quando cambiano le regole che devono adottare i bambini, devono prendere un utero in affitto, pagare una donna, tutte queste cose qui per me sono contro natura. Allora, il Papa, secondo te il Papa lo riconosci come Papa? Papa Francesco, Papa Bergoglio. Papa Francesco, dopo che è morto Benedetto XVI, è il Papa della Chiesa Cattolica Romana. Però. E attenzione, io lo riconosco perché sono un diacono e quindi devo essere obbedire, però io penso che in questo momento c'è un grosso problema, perché siamo in un mondo in cui veramente non si ha il coraggio di fare delle scelte nette, perché se il Vaticano parlasse chiaro, fosse
fosse più presente, con discorsi semplici, con discorsi chiari, come ad esempio ci siamo sbagliati sul Covid-19, su dire di fare il vaccino, ad esempio. Perché non ma si perché, secondo te, perché il Papa ha preso questa posizione a favore dei vaccini? Perché è ispirato dal globalismo? Allora, purtroppo ci sono delle correnti massoniche, sataniste, estremamente forti all'interno del Vaticano. No, Parenzo, tu ridi, ma è un problema molto serio, cioè, questo. Satana è presente, molto presente. Ma non lo dico io, ha detto Paolo VI, sento odore di zolfo. Paolo VI. Tu senti odore di zolfo, moltissimo. Io sento odore di merda. Io so che in questo... No, vuoi benedire questo studio o no? Vuoi benedire? Come no? Ho portato l'acqua. Facciamo una benedizione, un esorcismo. Certo. Benediciamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Bravo. Ecco. Perché Gesù, caro Parenzo, è quel nome per cui ogni essere si inginocchia in cielo, ma in terra e sotto terra. Lei fa il tifo per Putin, no? Pensa che Putin sia un baluardo, o sbaglio? Allora, non è che io faccio solo il tifo per Putin. Io voglio ricordare agli ascoltatori che a Fatima la Santa Vergine Maria è parlato chiaro, da est, cioè? Dalla Santa Madre Russia arriverà la salvezza. I segni ci sono tutti, non c'è più cieco di chi non vuol vedere. E in aramaico, caro Parenzo, in aramaico ti dico di aprire gli occhi. Effata. Apriamo gli occhi. Effata. Apri le orecchie. Effata. Guarda le cose. Impara a leggere i segni. Dice? Perché nei tre giorni di buio ci sarà l'inferno in terra. Nella ma tua bella Roma, qui buio, a Milano, cioè, nei tre giorni di buio ci sarà l'inferno in terra. Ricordati le mie parole. Ma non c'è nessun buio. C'è l'inferno quando ci sei tu. Fermi lì c'è tutti. L'inferno. Grazie, padre. Chiama David. Tamburini e digli che hai adesso, uno che scaccia poco, i demoni. Chiamalo immediatamente. Tra poco lo chiamo. Proviamo a chiamare, David, proviamo a chiamare. Chiama Tamburini. Lo so, però, sai, bisogna stare tranquilli, bisogna stare caldi. No, certo, bisogna certo, stare caldi. Ci mancherebbe altro. Anche perché ha moltissimo da fare. Molto da fare, sì, molto da fare. Molto da fare. No, vede, fa il giornale. Insomma. Sì, assolutamente. Assolutamente. Senza preavviso. Infatti, senza preavviso. No, col preavviso non vale. Col preavviso non vale. Però è sempre il direttore, cioè. Sì. Lo so, però sai, se c'è uno che vuole esorcizzare questo edificio, questo building e questo ufficio, anche il suo ufficio, noi chiamiamo. Comunque, no? È una tua idea, è una tua idea. Adesso è una tua idea, non diciamo è una tua idea. È una tua idea. È una tua idea, non mia. Tu sei a Milano, io sono a Roma, ma sai, è una non tua so, idea, l'hai una detto tua tu. Idea, è una tua idea, è una tua idea. Quindi, sai, vabbè, non risponde, ti assumo la responsabilità. Grazie diacono, mi raccomando, questa la tengo io. Certo, la tengo io. Questa qua è la prova ufficiale che tu sei un vero diacono. Che sono stato ordinato diacono. Che sei stato ordinato diacono, molto ma bene, ordinato grazie. Ordinato da chi? Da questo ma, Damiano ma, di Lernia, che noi chiameremo. Chi lei ha il numero per Damiano caso? Damiano di Lernia. No, non ha il numero di questo Damiano di Lernia. Come fa ad avere il numero di questo qua? E quindi come l'ha ordinato? Sì, ho visto che c'è la foto di uno scombinato che si chiama Damiano di Lernia. Francesco dalla provincia di Matera, vai, grazie.